oggi ho portato una miniatura del Jeep. Questo è un mezzo di trasporto che sia molto diffuso nelle Filippine, anche dappertutto, non solo della capitale, ma neanche anche nelle province. Questo per me è una storia ricca, perché quando, dopo il guerra mondiale, secondo guerra mondiale, quando gli americani stanno lasciando il paese, hanno donato oppure venduto questi oggetti alle Filippine. Questo tetto in metallo è la prima modifica. Fu verniciato in colori luminosi e per aumentare il numero del passeggero è stata allungata alla parte posteriore. Ulteriori modifiche sono state apportate, compreso il paraurti del bicromato di potassio, corni, registratori a cassetta CD radiofonici e dettagli della personalizzazione di solito comprendono una customizzazione delle colorazioni della carrozzeria e degli interni, l'aggiunta di frasi o proverbi o di immagini religiose o di persone, lo trasformano in jeepney. Il jeepney emerge rapidamente come un famoso e artistico modo di stabilire un mezzo di trasporto economico. Nel jeepney lavorano due persone, l'autista e un assistente. L'assistente gestisce i passeggeri e si occupa del ritiro della tariffa. Se l'assistente non c'è, il passeggero deve chiedere alla persona al suo fianco di passare il denaro all'autista. In questo caso, l'autista deve contare sull'onestà dei passeggeri, siccome non ha modo per controllare quando ha dato o quanto ha dato ogni passeggero. A causa della vicinanza dei passeggeri, ci sono qualche etichetta da seguire. E maleducazione è spingere e parlare ad alta voce. È cortese offrire posto ad anziani e donne. Se vi capitate ad andare nelle Filippine, prova a prendere il jeep. È una cultura fantastica che siete esposti a quando saltate un jeepney. Non solo state viaggiando nel golfo filippino e gioia di un'opera d'arte, ma state abbracciando una tradizione moderna che non sta mostrando segni di ridurre. Perché fino adesso stanno facendo anche questo. Stanno qui producendo. Ho scelto il jeep perché ne ho tante esperienze belle e divertenti. Lo prendevamo per andare a scuola con i miei amici. Non c'è un momento noioso perché, essendo seduti a fianco o di fronte con loro, possiamo chiacchierare, specialmente quando solo siamo nei passeggeri. Chiedevamo anche all'autista la musica o il canale che vogliamo sentire. È personalizzato. E se sei fortunata, puoi capitare di viaggiare scontato o gratis. Se l'autista diventa un amico, lo puoi dare un sconto. Oppure, per caso viaggi insieme con un conoscente, e spesso ti offri la tariffa della corsa. Prima per me il jeep è solo un mezzo di trasporto dove posso godere un viaggio insieme con gli amici. Ma con il tempo ho capito e visto che non lo serve solo per questo. Sul jeep nasce l'amicizia, anche l'amore e qualche volta una vita. Come una donna che in viaggio ha rotto l'acqua e non ce la fa arrivare all'ospedale. Sul jeep puoi incontrare gente di ogni ceto, di ogni età, lavoratori, impiegati, operai, studenti. C'è che sta dormendo, c'è che sta pregando il rosario, c'è che è sempre sul telefonino, c'è che sta leggendo un libro, c'è che sta studiando, c'è che chiacchierano, c'è che sta godendo la vista dalla finestra o dall'aria che carezza i capelli. Per me il jeep è come una persona, ognuno come le persone. Ognuno ha la sua personalità, ha la sua storia. Mettono i colori e accessori per farsi attraente. Si fa di tutto per rendersi la vita interessante. Però ci sono chi si lascia trasportare, che non se ne frega chi terrà l'attenzione o no, basta che va avanti con la vita. E hai deciso a quale oggetto? Perché quasi tutti di questi colorati oggetti, perché questo è un po', diciamo, una tendenza,
arrugginita, sì, sì, più o meno. Sì. Ma di solito è molto colorante. Quindi le hai abbinato alle molas, sì, per colori, per colori, per colori, per colori. Mm-hmm. Che magari le segni che mettevano, no? Che sono proprio molto varie. Affamiggiate anche così. Sì, affamiggiate. Un po' di baci. Di baci. Perfetto. Grazie. Grazie.